Alla fine della guerra, Berlino è una città in rovina. Il 90% dei suoi edifici sono stati distrutti in poco più di 100 giorni. Per 3 mesi, stuoli di bombardieri inglesi e americani attaccano la città giorno e notte. Alla fine, i russi scatenano il più imponente fuoco di fila della storia mai visto nel centro di una città. 2 milioni di proiettili, in sole 2 settimane. Oggi Berlino sembra una città senza passato. Le tracce dell'era nazista sono state fagocitate dalla sua architettura futuristica, fatta di acciaio e cristallo. Ma poco sotto la superficie si apre un mondo segreto di bunker e tunnel che custodiscono il sogno di Hitler. Germania, capitale di un'Europa nazista. Questa è la prima volta che ho l'occasione di vedere qualcosa che abbia a che fare con la Germania. E credetemi se vi dico che si tratta di un'esperienza unica. Per molti storici Germania è solo una fantasia, un sogno, l'illusione di un dittatore. Ma a 18 metri di profondità ci sono le prove che Hitler iniziò realmente a costruire la città. È stupefacente. Finora è la stazione più grande che abbia mai visto. E che eco! Questo tunnel fa parte della complessa rete di trasporti che avrebbe dovuto servire Germania. Stiamo arrivando alla fine del tunnel. Quanto è lungo questo tratto complessivamente? Ma sappiamo che il tunnel è lungo approssimativamente 220 metri. Più imponente ed eccessiva di qualsiasi altra città del pianeta, Germania sarebbe stata la nuova e monumentale Berlino. Qui Hitler intende ricostruire gli edifici più rappresentativi d'Europa. L'Arco della Vittoria, però, sarebbe stato il doppio dell'Arco di Trionfo francese. Il corso centrale più largo degli Champs-Élysées. E la piazza del municipio sarebbe stata grande abbastanza da contenere tutta San Pietro. Nel cuore della sua città, Hitler progetta un'immensa piazza proprio di fronte al municipio. Una sorta di agorà, dove poter ospitare 1 milione di tedeschi per le sue adunanze pubbliche. La sua intenzione era di creare una grande piazza di fronte al municipio, vietata al traffico. Per questo motivo i tunnel, che rappresentavano la nuova rete di trasporto della Germania, sono completamente sotterranei. I lavori della nuova rete di trasporto iniziano nel 1938, con la chiusura per ampliamento della strada che conduce alla porta di Brandeburgo. Gli operai aprono un solco nel terreno di 18 metri e creano una galleria a doppio senso in cemento. A livello superiore, prima che la strada sia completata, vengono poi costruiti 2 tunnel per le macchine. Ma queste gallerie non vengono mai aperte al traffico. Il progetto viene interrotto nel 1939 con lo scoppio della guerra. È suggestivo vedere un pezzetto del sogno di Hitler e poter ammirare la Germania nel suo stato embrionale. È un pezzo di storia che fa rabbrividire, perché vedendo tutto questo si percepisce cosa sarebbe stata l'Europa se Hitler avesse vinto la guerra e perseguito il suo sogno. Credo che questi tunnel racchiudano molta della simbologia nazista. Sono stati progettati con grandiosità per ospitare enormi folle, pronte ad ascoltare discorsi di vittoria, e invece finiscono per diventare enormi depositi per le armi.
Nel 1945 la sconfitta dei tedeschi è inevitabile. I bunker e i tunnel di Hitler sono un valido rifugio per la popolazione durante la guerra. Ma da un immenso bunker in cemento, soprastante il profilo nord della città, si combatte e si respinge il nemico russo fino alla fine. Nei silenziosi quartieri a nord di Berlino, gli scavi archeologici stanno lentamente rivelando la storia di uno dei più tristemente noti bunker di Hitler. Immerso nel verde, questo bunker è stato stranamente costruito in superficie. Da anni, oltre le sue spesse mura in cemento, la Berlin Underworld Association, formata da un gruppo locale di storici e archeologi, perlustra ed esplora la gigantesca struttura. Le recenti scoperte hanno contribuito a completare la storia di uno dei bunker più incredibili mai costruiti. Alla fine fu sommerso da macerie e detriti. Per comprenderne la reale estensione, Anthony Beevor, un ex ufficiale dell'esercito britannico, decide di delimitare queste macabre e sconosciute profondità. Ok, ci sono, grazie. Nonostante ne conosca la storia, questa è la prima visita nel cuore della fortezza. Ci sono migliaia di metri cubi di macerie. Nonostante tutto, credi sia un luogo ancora sicuro? Se è sicuro? Ne sono certo. La struttura reticolare in acciaio è del tutto integra. 1940. A seguito del bombardamento tedesco su Londra, gli inglesi inviano a Berlino 50 bombardieri. Hitler è furibondo e teme che la sua capitale, custodita nel cuore della Germania, possa essere colpita. Così ordina la costruzione di 3 colossali bunker dislocati a triangolo attorno al centro della città. Humboldthain, Friedrichshain e Zoo. Dotate di artiglieria antiaerea, Hitler crede che queste torri difensive creeranno una barriera inaccessibile, al punto che nessun nemico oserà volare sul cielo della capitale. Il Führer progetta personalmente queste strutture medievali. Fece diverse bozze, progettò rifugi anti-raid e torri di difesa antiaerea e volle prendere parte a tutte le fasi. Uno di questi schizzi è giunto fino a noi. Così come il progetto di Germania, le torri antiaeree hanno fondamenta in cemento spesse 2 metri. L'area di superficie equivale a 24 campi da tennis. I muri perimetrali hanno uno spessore di 2,5 metri. E si elevano per ben 7 piani. Il tetto in cemento, spesso 3 metri, viene progettato per resistere ad ogni tipo di attacco diretto. Le piattaforme armate offrono ai cannonieri una copertura di 360 gradi. Sotto la minaccia continua degli attacchi aerei, la costruzione delle torri è una lotta contro il tempo e la sfida logistica è enorme. Per erigere una di queste torri servivano almeno 100.000 tonnellate di massicciata, 78.000 tonnellate di ghiaia, 35.000 tonnellate di cemento, 9.200 tonnellate di acciaio e 15.000 metri cubi di legno. E il problema maggiore per i tedeschi era il trasporto dei materiali. Gli orari dei treni vengono alterati. Così ogni giorno possono essere consegnate 1.600 tonnellate di materiale edile. In Francia e in Olanda vengono requisite le chiatte per trasportare quanto più materiale possibile. La torre antiaerea viene incredibilmente ultimata in soli 6 mesi. A 200 metri di distanza, una torre radar rileva la presenza di aerei nemici a un raggio di 80 km. Una volta inviata la segnalazione, il riflettore radar si ritira di 12 metri prima che il bombardamento abbia inizio.
Le vittime a bordo degli aerei alleati in volo su Berlino sono incalcolabili. Alla fine della guerra, gli alleati distruggono le tre torri antiaeree. E la Francia si occupa quasi interamente di quella di Humboldtheim. Le torri dislocate a nord sono troppo vicine alla linea ferroviaria per essere distrutte e vengono sepolte da una montagna di macerie. Da qui si passa al livello successivo. Questo è il terzo livello, vero? Sì, ed è al centro dell'edificio. Sì. Guarda qui. Nelle profondità della torre, Anthony Beaver trova un orrendo tesoro di strumenti di guerra. Questa è solo una piccola collezione di quello che abbiamo trovato. Queste scatole contenevano le maschere a gas per i soldati. Guarda, un elmetto. È di una taglia decisamente piccola. Credo che questi elmetti fossero destinati alla gioventù hitleriana arruolata, giovani di 15 al massimo 16 anni. E che mi dici di questi? Sono i proiettili più grandi che abbia mai visto. Potrebbero essere i famosi calibro 12 e 8. In questa struttura non mancavano certo gli armamenti e il diametro dei proiettili poteva raggiungere dimensioni incredibili, ma credo che questo sia uno dei più grossi usati nella torre. E quanti ne sparavano al minuto? 12 al minuto. 12 al minuto. E che raggio avevano? Di 14 chilometri. Anthony Beaver, uno dei primi uomini a entrare nei depositi di armi, tocca con mano l'immensa potenza di fuoco nazista. Enormi scaffali stracolmi di proiettili si elevano fino al soffitto. Quindi, qui c'erano le scaffalature per le munizioni? Sì, c'erano vari settori. E questa stanza era un bunker nel bunker, come vedi. Sì. E qui è ancora visibile il sistema di sollevamento delle munizioni. Questo montacarichi portava in cima le munizioni. Sembra lo scheletro di un dinosauro. Sì. Quindi era in continua rotazione, una sorta di nastro trasportatore? E la cima era protetta da una grande cupola in acciaio. E per proteggerlo da eventuali bombardamenti o incendi? Sì, esatto. Persino per gli attuali standard, la potenza di fuoco delle torri antiaeree è immensa. L'artiglieria delle torri poteva contare su più di 8.000 colpi al minuto. Gli archeologi scoprono inoltre che le torri antiaeree non erano destinate ai soli scopi militari. Ci troviamo ora in una delle stanze di ingresso della Torre C. Questa è la sola prova scritta che abbiamo ritrovato nell'intero edificio. E c'è scritto a grandi lettere: aperto al pubblico, bunker civile, riparo civile anti-raid, secondo piano, con una freccia in questa direzione. Le tre torri antiaeree diventano per Berlino delle roccaforti. Ciascuna torre viene progettata per ospitare 11.000 civili e al loro interno hanno persino un ospedale. Una torre viene inoltre destinata a custodire i tesori e le opere d'arte della città, tra cui il busto di Nefertiti. Gunther Schubel, all'epoca un bambino di 5 anni, trovò riparo con la sua famiglia in questa torre. Era una sorta di castello, con tante persone dentro. Era divertente. C'erano persino delle finestre che potevamo chiudere durante la notte, per sentirci più al sicuro. E ricordo anche che dormivamo tutti nella stessa stanza, su letti a castello a tre posti. Alla fine della guerra, 2.000 bombardieri alleati attaccano Berlino. In soli 60 giorni la città viene colpita 90 volte. Le torri sono il solo posto sicuro, ma con un problema. Con tutti gli uomini al fronte, i nazisti devono reclutare i bambini per difendere la città.
A soli 15 anni, Joachim Karau viene arruolato insieme ai suoi compagni di classe per manovrare l'artiglieria delle torri. Nel 1944 fui reclutato insieme ai miei compagni di scuola per diventare un soldato delle torri. Inizialmente fummo messi a manovrare i riflettori e più tardi fummo addestrati per imparare a usare le mitragliatrici. Nel marzo del 1945 le bombe cadono giorno e notte. A metà aprile l'Armata Rossa inizia la sua avanzata verso le propaggini di Berlino. 6.000 carri armati, 2 milioni e mezzo di uomini. Il 20 aprile, il compleanno di Hitler, viene segnato da un raid aereo finale. Poi, un'insolita calma avvolge la città. Per i berlinesi nei rifugi, come Waltraud Susmich, quel silenzio è agghiacciante. Si trattava di una cosiddetta pausa di battaglia. Non so esattamente cosa volesse significare, ma era la quiete prima della tempesta. Almeno questo dicevano i soldati. Così noi attendemmo. Il giorno successivo, i sovietici scatenano l'inferno, colpendo la città con la più massiccia concentrazione di artiglieria della storia. Non ci fu alcun preavviso, nessuno ci mise in guardia. I razzi volavano sulle nostre teste come delle macabre onde. È impossibile da descrivere. Non ci sono parole per raccontare ciò che i nostri occhi hanno visto. Pensavamo di impazzire. Il rumore era assordante. Non riuscivo più a tollerarlo. È stato il rumore più raccapricciante che io abbia mai ascoltato. Sul fronte i cannoni aprono il fuoco ogni due metri. Lo sbarramento crea onde d'urto di una tale intensità che i cannonieri russi devono tenere la bocca aperta per proteggere i timpani. Nei 10 giorni di scontri per Berlino, l'armata sovietica ha sparato sulla città circa 1.800.000 proiettili. Una quantità che supera di gran lunga tutte le bombe lanciate dagli aerei britannici e americani insieme. La gente si ammassa nei rifugi disponibili. 30.000 persone solo nella torre di Humboldtin. Negli ultimi giorni della guerra, i corridoi traboccavano di esseri umani. Era difficile persino muoversi. Dovevamo camminare in mezzo ad una folla di gente e di soldati che riposavano e dormivano a terra sui pavimenti. La torre antiaerea blocca l'avanzata nel centro della città, ma i russi non si arrendono. Iniziavamo a vedere delle piccole crepe e attorno alle finestre i muri cominciavano a cedere. Ricordo che per la prima volta ci mettemmo a ridere, perché pensammo agli architetti e agli ingegneri che non avrebbero mai pensato che un giorno questo bunker potesse essere attaccato da terra. La torre antiaerea spiega la sua artiglieria e risponde ai carri armati nemici. Il combattimento assume le spoglie di un assedio medievale. I segni della battaglia sono ancora qui, sulle mura in cemento armato che hanno ben resistito al punto da costringere i nemici a passare oltre. I russi attraversano la città, combattendo casa dopo casa, strada dopo strada. Gli scontri sono cruenti, soprattutto a sud di Berlino, a Tempelhof, dove l'Armata Rossa lotta per il controllo dell'aeroporto di Hitler. Tempelhof è il fiore all'occhiello del Führer. Era una struttura molto importante, perché si trattava della prima grande opera progettata e realizzata dal nazismo. E Adolf Hitler partecipò personalmente al progetto, perché voleva che questo aeroporto diventasse il più grande e il più bello al mondo. Ogni aspetto di questa struttura è smisurato e intimidatorio, progettato per sbalordire i visitatori stranieri giunti nella Berlino nazista. Ma l'intenzione è anche quella di stupire il popolo tedesco. Hitler non voleva solo un aeroporto, ma una struttura così grande da diventare uno stadio a cielo aperto.
Per questo prendevano forma dimensioni sempre più eccessive. L'idea era di costruire un immenso stadio. Hitler pianifica di organizzare a Tempelhof un'esibizione militare aerea. Sul tetto dell'aeroporto vengono predisposte ampie terrazze pronte a ospitare fino a 100.000 spettatori. Persino i piloti non sono risparmiati dalla propaganda. Dall'alto l'aeroporto ricorda un'aquila nazista. Ma i segreti più profondi di Tempelhof rimangono al sicuro, celati nelle viscere del terreno, dove 40 chilometri di gallerie svelano un passato molto buio. Tempelhof, il maestoso aeroporto di Hitler, ancora operativo a 70 anni dalla sua inaugurazione. Sin dal principio viene progettato per scopi civili. Ma nel 1940 la struttura viene colta dagli eventi della guerra e segretamente convertita per la produzione di aerei militari. Nel corso della guerra, in questi hangar vengono costruiti i cacciabombardieri. Tempelhof si presta perfettamente a questa produzione. Nelle sue profondità si snoda una rete di gallerie servite da acqua ed elettricità. Scoperta da una squadra di archeologi berlinesi, soltanto oggi rivela i suoi segreti. In queste gallerie passano le tubazioni per il riscaldamento, ad esempio, così come tutto il sistema elettrico che serviva all'aeroporto sin dagli anni 30. Non li abbiamo mai contati, ma sembra che complessivamente ci siano 6 livelli e 40 chilometri circa di tunnel e gallerie. Con acqua ed energia in abbondanza, la fabbrica di velivoli da guerra è totalmente autosufficiente. Questo dedalo di tunnel nasconde persino gli operai che lavorano qui durante la guerra. In un bunker si ritrovano strani dipinti sulle pareti. Questa area, lo si può leggere sulla porta, era riservata al personale della compagnia tedesca Lufthansa. Già negli anni 30 era la più grande ed importante. Non ho mai visto un bunker con dei disegni così ben conservati prima d'ora. In sostanza raffigurano delle storie, dei brevi e buffi racconti sulla vita di allora a Berlino. Credo che avessero lo scopo di distrarre le persone dalla guerra e dalle bombe fuori dal bunker. Ma le autorità non proteggono soltanto i lavoratori. Si tenta infatti anche di proteggere zone vitali dell'industria aeronautica. Questa galleria ferroviaria viene costruita per portare gli spettatori alle esibizioni militari. Ma al riparo dalle bombe nemiche viene usata per la manutenzione dei caccia Focke Wulf, proprio negli ultimi giorni della guerra. Parte di questi macchinari sono ancora oggi appesi al soffitto. I caccia danneggiati in guerra venivano trasportati in questo bunker per essere riparati. Alla fine venivano trasportati alla pista di decollo, dove ripartivano per il fronte. La dimensione della galleria è davvero minima. Il tunnel è largo 10,8 metri. E l'apertura alare del caccia Focke Wulf 190 era di 10,5 metri. Pertanto avevano un margine di 30 centimetri. Immaginate che questi velivoli potevano oscillare di pochissimi centimetri a destra e a sinistra di queste gallerie. Tempelhof è una difesa vitale per la città. I velivoli che si costruiscono e riparano qui sono gli ultimi a volare. Ma un segreto ancora più oscuro si cela in questa fabbrica. Un segreto che gli archeologi berlinesi scoprono per caso in questo archivio di guerra.
Abbiamo rinvenuto queste scatole in metallo a circa 4 chilometri a sud dall'aeroporto di Tempelhof, in un bunker in cui si costruivano armi per l'industria aeronautica. Nei cassetti dell'archivio si ritrovano i cartellini degli operai che lavorano nella fabbrica. Molti di loro non hanno però scelto questo lavoro. Ci sono 12.600 cartellini. 4.000 operai vivevano in una condizione di schiavitù. Quando i nazisti saccheggiano i territori occupati, prendono qualsiasi cosa di valore, incluse le persone. La condizione di schiavitù, soprattutto per chi proviene dall'est, non è facile. Molti di loro vengono deportati dall'Ucraina. Una prima stima calcola 2,5 milioni di lavoratori. Circa 1 milione, però, non ha mai fatto ritorno. Olga Vishnevska, una donna ucraina presa sotto la minaccia delle armi nel 1942, viene obbligata a lavorare nella fabbrica di Tempelhof a soli 17 anni. Lavoravamo dall'alba al crepuscolo. Ogni mattina arrivavamo in fabbrica con i cartellini alla mano e li timbravamo. Poi, alla fine di ogni estenuante giornata lavorativa, dovevamo nuovamente timbrarli. Gli aeroplani da riparare venivano portati all'interno e noi dovevamo eseguire i lavori di verniciatura. L'aria era irrespirabile. Sui pennelli c'era l'acetone che velocizzava l'asciugatura della vernice e rendeva l'aria veleno. Alla fine della guerra, Tempelhof, sotto la difesa dell'esercito tedesco, continua a produrre velivoli 24 ore al giorno. I sovietici ignorano la presenza di una fabbrica segreta, ma lottano per conquistare l'aeroporto. Ad avere la peggio sono però i lavoratori deportati. Quando i nostri soldati si avvicinavano, venivamo rinchiusi in una delle celle. A volte trascorrevamo 3 giorni al buio, senza cibo né acqua. Un soldato tedesco aveva il compito di sorvegliarci. Un giorno una ragazza riuscì ad uscire e riconobbe i nostri soldati nell'aeroporto. Tornò indietro e urlò: «Urrà, ragazze! I nostri soldati sono qui!» Un tedesco le sparò e la uccise. Dopo 2 giorni di cruenta battaglia, i sovietici prendono il campo di aviazione di Tempelhof. L'Armata Rossa si dirige poi verso il centro della città. Alla fine di aprile, con i sovietici nella città, la popolazione spaventata trova rifugio dove può. Nelle gallerie ferroviarie, nei sottotetti, negli scantinati, nei bunker. Nascosta con la madre, Waltraud Sussmilch ricorda quei momenti. Era come una sauna. Sì, una sauna. L'aria era talmente umida che a malapena riuscivo a respirare. La gente si spogliava e si sedeva a terra con le braccia scoperte o con le spalle nude, ma il caldo era opprimente. Continuavo a sudare. Ovviamente gli odori in quella stanza erano sgradevoli e non avevamo certo i deodoranti o le polveri profumate o gli spray che esistono oggi. L'odore era intollerabile. Erano ammassati come degli animali. La gente era molta. Credo che solo nel bunker di Zoo ci fossero più di 50.000 persone. A volte era persino impossibile raggiungere i bagni e la gente non aveva altra scelta. Anthony Beaver è uno dei pochi ad avere accesso a un rifugio del centro città dove in molti si nascosero dai russi. Intatta, dopo 60 anni, questa botola apre una via nel passato e nella guerra di Berlino. Come vedi, stiamo entrando in un vero e proprio bunker. Come si evince da queste didascalie ancora leggibili in tedesco? Sì. Durante un attacco aereo, le porte del bunker venivano chiuse non solo per proteggere le persone, ma anche per evitare che i gas nocivi oppure gli incendi che bruciavano nelle strade
entrassero nel bunker. In ogni bunker o galleria profonda siamo sempre costretti a pompare via l'acqua. Perché Berlino ha una falda acquifera qui? Sì. Aufsicht. In tedesco vuol dire reception di un albergo o di un ufficio. Dimmi una cosa, come facevano a controllare che non ci fossero stranieri tra la folla? Questo bunker era per i tedeschi, no? Sì, controllavano i passaporti. Per di più, qui potevano entrare solo i tedeschi ariani. Nessuno straniero, nessuno schiavo e nessun ebreo. Non ho mai visto un bunker con così tante scritte sui muri, così ben conservate. È incredibile. E sono in ottimo stato. Nel 1941, in risposta al bombardamento inglese, questo rifugio viene convertito in una galleria ferroviaria. Viene quindi suddiviso in 99 stanze abbastanza grandi da ospitare 1.300 persone. Il soffitto in cemento armato ha uno spessore di 2,07 metri, al contrario dei tramezzi, che sono più sottili. Ah, questo è interessante. Alla fine della guerra qui c'è stata un'esplosione. Un testimone oculare ci ha raccontato cosa accadde. Nelle gallerie si combatteva ferocemente, forse qualcuno fece esplodere una manciata di granate tutte insieme. Quindi neanche questi rifugi anti-raid erano poi così sicuri per le donne e i bambini, perché i soldati sovietici non si fermavano davanti a nulla e combattevano persino qui. Sì. A prescindere dall'atrocità delle condizioni di questi corridoi nel 1945, per i berlinesi, cresciuti negli anni della propaganda anticomunista, tutto era meglio dell'armata di Stalin, nota per violenze ed esecuzioni. Bolscevico. Non so cosa fosse un bolscevico. Ricordo solo che ero lì, seduta, pensando che da un momento all'altro avrebbero percorso la scalinata e se mi avessero trovata mi avrebbero fatto chissà cosa. Ricordo solo che ero terrorizzata a morte. Questa è una delle stanze. In questo clima di terrore, molti si arrendono alla morte. Ci sono anche delle storie terribili sui cubicoli. Le persone venivano rinchiuse in queste piccole stanze, senza la possibilità di uscire. Molte di loro si suicidarono. Dopo questi fatti, sostituirono le porte con delle tende per evitare che episodi del genere si ripetessero. I berlinesi sanno che la caduta della città ormai è solo questione di giorni. La popolazione non aveva più speranze e per di più temeva i russi. Molti si suicidavano. Si calcola che fra l'aprile e il maggio 1945, a Berlino e dintorni, oltre 100.000 persone si tolsero la vita. Hitler, ora isolato dal mondo esterno, si perde nelle sue fantasie di un Reich millenario. Mentre l'Armata Rossa avanza verso il quartier generale, il Führer è immerso nella contemplazione del suo modello di Germania. La città è sotto assedio. Persino le notizie della radio del Reich vengono trasmesse da un bunker. Il 18enne Richard Bayer, dopo aver vinto il concorso di annunciatore, racconta la sua esperienza come una delle ultime voci del Terzo Reich. Continuavamo a trasmettere dal bunker della radio. Il soffitto aveva uno spessore di 6 metri. Niente e nessuno poteva raggiungerci. Ma la domanda che tutti noi iniziammo a porci a metà aprile fu: chi sarà ancora all'ascolto? I russi stringono sempre di più la morsa sul centro di Berlino. Utilizzano la città il rogo funerario del Reich. Ma Hitler e i suoi più leali seguaci non si arrendono. Fino alla fine, la propaganda nazista fa sentire la sua voce.
negli ultimi giornali di Berlino e ci dicevano che il Führer era ancora con noi, che stavamo vincendo la guerra, perché ancora continuavamo a trasmettere. Ma la difesa di Berlino è vana. Non c'è nessun altro da difendere se non ragazzi, anziani e qualche logoro soldato. I russi sono superiori in numero con un rapporto di 20 a 1. Alla fine di aprile le truppe sovietiche sono pronte ad attaccare l'ultimo edificio sotto il controllo nazista. Il rintocco funebre per Hitler e il suo regime sta per suonare. Ma i suoi uomini cercano la fuga. Molti di loro usano i tunnel segreti attorno al bunker del Führer per scappare proprio sotto i piedi delle truppe sovietiche. Adolf Hitler viene visto per l'ultima volta in pubblico il 20 aprile 1945, durante il conferimento di medaglie al valore ai membri della gioventù hitleriana. Al termine della cerimonia fa ritorno nel suo bunker, sotto la nuova cancelleria in Vossstrasse, per mai più uscirne vivo. Il 30 aprile, con l'Armata Rossa alle porte, Hitler accetta la fine della guerra e si spara. La cancelleria, gravemente danneggiata dalla guerra, viene infine abbattuta. Il bunker del Führer viene ricoperto di cemento e sul sito si ricostruisce. Anthony Beaver passeggia per le strade che un tempo circondavano gli edifici del potere nazista. Questo era l'ex ministero dei trasporti del Terzo Reich, proprio di fronte alla cancelleria. Negli anni dopo la guerra hanno costruito tutte queste strade. Questo è il solo edificio dell'epoca rimasto in piedi su Vossstrasse. E oggi abbiamo l'opportunità di visitare i bunker perché fra qualche mese verranno distrutti. Oggi abbiamo la fortuna di poter visitare questo luogo. In queste strade si consumò una battaglia feroce. Le tracce della guerra sono tutt'oggi visibili. Questo è uno dei rari luoghi che ancora porta le cicatrici della battaglia di Berlino. Dietro l'angolo, sui muri ci sono ancora i segni della battaglia. Quelli sono tutti fuori dei proiettili? Sì, combattevano da edificio a edificio, da strada a strada e da un piano all'altro degli stabili. Alla notizia della morte di Hitler, i suoi più leali collaboratori si tolgono la vita avvelenandosi o sparandosi. Ma per gli altri membri del suo staff, che non vogliono morire con lui, è il momento di fuggire. Questo edificio fatiscente nel giardino del Ministero dei Trasporti rappresenta l'unica via di salvezza. Per loro il regime nazista è finito. Ora niente conta più della sopravvivenza. Molti uomini tentarono di fuggire da questa parte. È il modo migliore per scappare dalla cancelleria e dal quartiere, verso nord. Per evitare gli scontri su Wilhelmstrasse. Esatto. Questi uomini sperano di evitare la battaglia percorrendo le gallerie sotterranee che si snodano sotto il centro della città, fino al fiume. Questo è l'ingresso per la connessione al sistema sotterraneo. Vedi quella scritta nera sullo sfondo giallo? Fluchtweg Feuersturm. Significa via di fuga in caso di tempesta di fuoco. E tra la scritta c'è una freccia rossa che indica l'ingresso di questi tunnel sotterranei. Gli uomini di Hitler passarono di qui, camminando per chilometri verso nord in questa direzione, passando per la stazione di Friedrichstrasse e oltre il ponte di Weidendammer. Ma pochi sopravvivono all'armata rossa. I cannoni russi sparano a chiunque tenti di attraversare il ponte di Weidendammer. Ma per la Germania nazista conta salvare la reputazione. Richard Bayer ricorda le parole alla nazione pronunciate dal suo collega alla morte di Hitler. Nella battaglia finale per Berlino, Hitler è caduto con le sue truppe per la Germania. Ha combattuto per le sue idee fino alla fine dei suoi giorni. Ancora oggi ricordo che l'annuncio si chiuse sulle note della musica che Hitler amò sopra ogni cosa,
quella di Wagner e Bruckner. Due ore dopo è il suo turno. Bayer chiude la trasmissione con le seguenti parole. In memoria dell'eroismo dei soldati tedeschi su terra, in mare e in aria. Il Führer è morto. Lunga vita al Reich. Tra le rovine della città, la torre antiaerea di Humboldthain combatte per un altro giorno. Ma poi sulla città cade il silenzio. Quando i civili riemergono dai bunker, accecati dalla luce del sole, a stento riconoscono la loro Berlino. Era persino difficile riconoscere le strade. Insieme a mia sorella tentai di raggiungere Alexanderplatz, in cerca della casa di nostro zio, ma non fummo in grado di ritrovare la strada. Per giorni la città brucia sotto le sue ceneri. Dopo 4 anni di cruenti scontri, l'Armata Rossa celebra la vittoria. I soldati tedeschi vengono fatti prigionieri. I lavoratori in schiavitù, liberi dalla morsa nazista, iniziano il viaggio verso casa. E i berlinesi, ora sotto l'occupazione alleata, vengono obbligati a ripulire le macerie. Pietra dopo pietra. I grandi monumenti e palazzi di Hitler sono stati distrutti e le tracce del nazismo in superficie vengono eliminate. Sottoterra, tuttavia, molta della Berlino di Hitler rimane intatta. Una capsula del tempo per la Germania nazista. È affascinante ammirare gli ultimi resti della Berlino nazista. Guardandosi attorno, ci si rende conto che oggi questa è una città del tutto trasformata. Eppure, osservando questa capitale, è impossibile non trasalire al pensiero delle immense opere ingegneristiche che furono intraprese. Il cemento, il calcestruzzo, il ferro, per non menzionare il lavoro umano e soprattutto la sofferenza degli schiavi, obbligati a lavorare alle torri antiaeree. Una profonda sofferenza che è valsa a nulla.